Già questa sera il nostro mister Antonio Collo farà una partita d'allenamento, partitella, nel campo centrale. E quindi cerchiamo di farlo vivere neanche a poche ore da quando è stata fatta la presentazione. Poi ci sarà la pizzata dei ragazzi qui sotto, insomma vogliamo che Rovigo venga, che la cittadinanza venga qui. Come ha detto Alessandro, ci sono degli spazi enormi per fare delle passeggiate. Bisogna attrezzarlo, fare venire, come dicevo ieri in conferenza stampa, dei genitori, delle mamme di bambini piccoli, con la carrozzina, quello voglio vedere, un gran movimento. Fa e quindi mi riportano alla memoria, voglio dire, quel tipo di situazione dove questo tipo di impianto era il punto d'arrivo per tanti ragazzi, o forse meglio dire il punto di partenza per tanti ragazzi che come me inseguivano un sogno, pochi magari lo possono raggiungere, pochi lo hanno raggiunto, io non l'ho potuto raggiungere, sotto un profilo personale a livello di giocatore, però ci hanno dato sicuramente tanti insegnamenti sotto un profilo umano che servono nella nostra vita quotidiana, ci hanno insegnato il modo di relazionarsi con gli altri, ci hanno dato degli spunti perché possano poi essere ripresi nella vita di tutti i giorni. Ed è questo il principio fondamentale che dobbiamo riportare ai nostri ragazzi. La società non ci aiuta, la scuola non ci aiuta, dobbiamo ricreare sicuramente in primis delle figure che possono dare ai nostri ragazzi dei riferimenti precisi e seri e sani, perché pochi diventeranno calciatori, è inutile stare qua a girarci intorno, però tutti devono diventare uomini, e lo sport è, non solo il calcio ovviamente, ma tutti gli sport, è una banalità ma è proprio palestra di vita, e quello che si impara nella convivenza all'interno di un spogliatoio poi dopo dura durante gli anni.